Salve a tutti e ben ritrovati qui dalla redazione del Podcast Novus del Res 9. Oggi secondo episodio della seconda stagione. Ciao Cristian, ben ritrovato. Ciao Francesco, bentornato anche a te. Sai chi ti ho portato oggi come ospite? E chi mi hai portato? Ti ho portato il vincitore del titolo europeo di Aquadron, nonché argento all'europeo di Triathlon, Gianluca Cacciamano. Ciao ragazzi. Ciao Gianluca. Ciao, ciao Cristian, ciao Francesco, come state? Tutto bene. Tutto bene, tu? Ottimo, benissimo, tutto grazie. Bene. Allora, ti confessiamo che siamo un po' comunque anche emozionati perché sei il nostro primo ospite esterno. Prima di adesso abbiamo sempre chiamato ragazzi interni alla scuola oppure ex studenti, comunque nostri amici, quindi tu sei il nostro primo ospite esterno, anche una nostra emozione. Quindi è un onore per me, insomma. Quindi grazie. Sì, anche sì, per te è un onore. Quindi apriamo questa rubrica nuova con un ospite nuovo. Esatto, bellissimo. Da entrambi hai della medaglia. Allora dai, io ti chiederei subito di iniziare, di raccontarci un po' la tua storia, il tuo percorso umano e quindi poi sportivo che ti ha portato a diventare campione europeo di aquathlon. Beh, diciamo, allora cominciamo con l'introdurre il fatto che in linea di massima il percorso sportivo è sempre correlato al percorso umano, quindi le due cose viaggiano molto di pari passo, no? Anche perché, come io dico sempre, ma non lo dico soltanto io, lo sport è un po' la metafora della vita e quindi un po' questo il senso, penso anche il senso che magari vogliamo dare a questo nostro incontro, soprattutto ai messaggi che in qualche modo vogliamo lanciare. E io ho sempre praticato sport a livelli insomma abbastanza amatoriali, come possono fare un pochino tutti quanti. In realtà io nasco come tecnico di nuoto, quindi per tanti anni ho insegnato nuoto presso alcune piscine qui a Roma e poi ho subito un incidente in moto casualmente, e a seguito dell'incidente che ho subito ho purtroppo perso una gamba. E quindi così, in maniera abbastanza casuale, mi sono ritrovato a fare il mio percorso riabilitativo all'interno di un istituto, di una clinica, nel quale lo sport paralimpico era in qualche modo un aspetto determinante e fondamentale proprio per completare il percorso riabilitativo dei pazienti appunto ospiti all'interno di questo istituto. E chiaramente io mi sono proposto ovviamente nello sport che conoscevo meglio, che era appunto lo sport del nuoto, esattamente. E quindi ho iniziato il mio percorso sportivo, che fino a quel momento era da tecnico, l'ho ripreso in qualità di atleta. E per tanti anni ho praticato appunto nuoto a livello paralimpico, togliendomi delle ottime soddisfazioni a livello sia nazionale che internazionale. E casualmente, dopo un percorso, diciamo, d'atleta di nuoto paralimpico piuttosto significativo, e quindi mi hanno chiamato a seguito appunto di queste mie esperienze nell'ambito del nuoto, mi hanno chiamato a fare una gara di triathlon. Il triathlon è uno sport multidisciplinare che comprende tre discipline che in sequenza sono il nuoto, il ciclismo, la bicicletta e la corsa. E nel mio caso specifico ovviamente dovevo fare la frazione di nuoto, esatto. E il caso ha voluto che a seguito di questa gara che ho fatto sono uscito secondo dall'acqua assoluto. E quindi tutti poi mi hanno fermato e mi hanno detto: ah, ma devi iniziare a fare il triathlon. E io non avevo neanche lontanamente idea. Ti volevano ingaggiare. Esatto, no, mi volevano convincere a fare questo sport. E per me chiaramente lo scoglio più grande, anche in virtù dell'incidente che avevo avuto, era appunto fare il ciclismo, ma soprattutto la corsa. Quindi da lì in poi mi sono adoperato per cercare di trovare, diciamo, delle soluzioni tecniche con dei materiali apposta, quindi ho fatto una protesi appositamente per correre e poi da lì in poi ho iniziato sostanzialmente la mia carriera nel triathlon, che appunto è uno sport per alcuni aspetti complicato, perché ovviamente uno non deve allenare uno sport solo, ma bensì ne deve allenare tre, quindi sicuramente richiede un impegno sia fisico ma anche soprattutto di tempo notevole. E però diciamo è uno sport dove uno non si annoia e si diverte tantissimo. No, devo dire che è uno sport molto molto bello, uno sport estremamente democratico. E la cosa che mi ha fin da subito affascinato per quanto riguarda questo movimento è il fatto che tutti, chiunque, uomini, donne di qualsiasi categoria, di qualsiasi età, partecipano sostanzialmente agli stessi identici eventi con le stesse identiche possibilità. Quindi la cosa bella del triathlon è che all'interno dello stesso evento partecipano magari gli atleti elite che si contendono magari i titoli più importanti, ma in quel determinato contesto trovi pure la persona magari di una certa età, di 60 anni, 70 sì, anni, che va lì e partecipa a quell'evento per puro piacere di fare sport e di stare appunto insieme agli altri. E quindi tu quanto ti alleni
di media più o meno al giorno? Allora, al giorno diciamo che almeno 2 ore e mezza tutti i giorni mi alleno, quindi questo è il minimo, ok? Che per quanto mi riguarda, secondo me deve essere aumentare. Sì, è il minimo sindacale, vabbè, quindi diciamo che all'incirca, diciamo che una persona che vuole fare il triathlon ha un livello, insomma, decoroso, usiamo questo aggettivo, secondo me deve allenarsi almeno 12 ore a settimana. Ammazza. Quindi questo è in linea di massima. Poi ovviamente se uno riesce ad allenarsi di più, tanto meglio. Devi considerare che gli atleti elite, quelli che poi appunto si contendono i titoli a livello mondiale, che magari partecipano alle Olimpiadi, che tra l'altro il triathlon, ci tengo a dirlo, è uno sport anche estremamente giovane, perché sono pochi anni che si affaccia nel panorama olimpico e paralimpico. E comunque ti stavo dicendo, gli atleti di un certo livello arrivano ad allenarsi anche 30 ore a settimana, per poi non parlare degli atleti che fanno queste gare che forse avrete sentito parlare, gli Ironman, no? Ok, e quindi queste gare estreme, estremamente impegnative. Diciamo che sudano parecchio, non... ma soprattutto per tanto tempo, perché chi fa l'Ironman, tu devi considerare che l'Ironman adesso, diciamo, quelli che vincono e che fanno i super record in questa gara estremamente impegnativa, riescono a chiudere là un Ironman al di sotto delle 8 ore. Però diciamo che un atleta di un livello comunque già buono, diciamo che in linea di massima lo conclude in 10-11 ore. Per chi non lo sapesse, l'Ironman è una distanza particolare del triathlon, dove si fanno 3,8 km di nuoto, 180 km di ciclismo, di bici, 180. Esatto, e una maratona completa, quindi 42 km e spicci a correre. Questa è la distanza. Sì. Io diciamo che nel mio piccolo ho provato il mezzo Ironman. Vabbè, che okay. Già comunque tanto. Sì, che praticamente si chiama, è la distanza media, il middle distance. E quindi nella circostanza in cui, nel contesto in cui ho partecipato all'Aquathlon, dove ho vinto il titolo di campione europeo, 2-3 giorni dopo ho fatto il campionato europeo di triathlon medio, che nel caso specifico è 1,9 km di nuoto, 90 km di bici e per concludere una mezza maratona, quindi 21 km e qualche cosa, insomma. E lì purtroppo mi sono dovuto accontentare dell'argento. Vabbè, buttalo via. Un russo mi ha superato intorno al 50° km di bici. Ah. E già lì avevo capito che era impossibile recuperare. Era forte questo? Sì, mi ha superato in salita. E da come mi ha superato in salita, ho detto: vabbè, ormai cerchiamo di difendere il più possibile questa seconda posizione. Argento. E invece all'europeo di Aquatron che hai vinto, esatto, hai battuto nella sfida finale lo spagnolo Palet e l'austriaco Falk. Che ne sai tu? Io ho fatto ricerche, sono preparatissimo. Bene. Sì, e ho battuto un altro spagnolo che mi aveva battuto 2 anni prima al mondiale di Aquatron, perché 2 anni prima in Spagna a Pontevedra ho partecipato al mondiale di Aquatron. E uno spagnolo, Aguilar, se non vado errato il nome, mi aveva battuto per 11 secondi. Quindi quando poi ho visto che in start list c'era questo spagnolo, chiaramente la mia gara era tutta concentrata su di lui, perché sapevo tra l'altro che era molto forte soprattutto nella frazione a nuoto. Quindi ho fatto la gara principalmente non tanto per pensare al titolo che avrei potuto conquistare, ma per battere lui, perché ovviamente ancora mi bruciava questa sconfitta per 11 secondi. E poi insomma sconfitta, insomma, era comunque un argento mondiale, quindi comunque non poco. Non era, sì, era, ma comunque sono grossi fisicamente questi spagnoli, spingono tanto. No, nel triathlon diciamo che non è che in linea di massima non è che trovi, diciamo, giganti, perché diciamo che il triathlon tende abbastanza ad asciugarti sostanzialmente. Lo credo. Però diciamo che, a parte, vabbè, la Spagna in generale c'ha un'ottima tradizione sportiva, ma nel triathlon in particolar modo, quindi a tutti i livelli, sia uomini, donne, sia nel paratriathlon, diciamo che è praticato molto in Spagna e quindi diciamo ci sono degli atleti estremamente competitivi. E quindi dicevo all'Aquatro, sì, è vero, c'era questo spagnolo e l'austriaco Falk. Sì, l'austriaco, vabbè, l'austriaco un po' meno. Ci preoccupava un pochino di meno. L'altro spagnolo che non conoscevo un po' mi insidioso preoccupava. Però diciamo che lì che è successo, che sono uscito secondo dall'acqua dietro allo spagnolo, quello che mi aveva battuto 2 anni prima. E quando ho cominciato la frazione di corsa sapevo che io potevo giocarmi le mie carte, e dopo circa forse, non so, 800 metri, 1 km di corsa,
L'ho raggiunto e l'ho superato, quindi ho capito che in quel momento ero in testa. E lì, quando e da quel momento lì, in poi là... momento, non ho visto più nulla, quindi ho tirato fuori tutto quello che potevo avere. Eri un po' stanco in quel momento? Alla fine leggermente. No, sì. No, quando ero il momento del sorpasso, no, là un pochino. No, diciamo che è sempre la condizione. Diciamo che inseguire dal punto di vista psicologico è sempre, no? Più motivante, forse. È sempre la condizione. No, più semplice, insomma, tutto sommato, no? Perché chi sta davanti è colui che ha da perdere. Quindi, anche dal punto di vista emotivo, chiaro che c'è un vantaggio. Quando tu insegui, però c'è da dire che poi quando mi sono trovato davanti, che mancavano ancora 4 km di corsa, lì insomma è stata dura, nel senso che poi ovviamente anche dal punto di vista dei pensieri che in qualche modo ti possono passare in testa, te ne passano parecchi. Ma tu l'avevi già staccato oppure lui comunque ti è rimasto sempre? No, l'ho staccato. Sì, l'ho bruciato. Meno male. Anzi, come diciamo dalle nostre parti, l'ho asfaltato. Asfaltato, spagnolo asfaltato. Esatto. E senti un po', una mia curiosità. So che tu alleni qui alla Dispoli. Sì. Ragazzi, signori di tutte le età, per fascia d'età, per il triathlon. Ma sei anche allenatore di te stesso oppure tu hai un allenatore... A parte. Mi hai fatto una domanda intelligente, lo sai. Una ha fatto buona. Bravo, hai studiato. Allora... inizio dalla prima parte, sì. Io qui alla Dispoli c'è una squadra di triathlon ormai da parecchi anni, da oltre 10 anni, che è il team La Dispoli Triathlon, e io sono il responsabile tecnico di questa società. E è una società che ha circa 60-70 atleti tesserati, prevalentemente persone che più o meno abitano in zona, quindi o gente di La Dispoli o Cervedri, oppure sono parecchia gente magari di Bracciano e cose di questo tipo. Ed è ovviamente un gruppo estremamente eterogeneo, quindi c'è gente più giovane, gente meno giovane, ci sono uomini, ci sono donne e ci sono anche paratriatleti, quindi ci sono altri atleti che hanno disabilità che sono tesserati con la nostra società. Anzi, da questo punto di vista, il team La Dispoli, per quanto riguarda il paratriathlon, è un po' una società di riferimento a livello nazionale, quindi abbiamo creato un settore che, dove andiamo, insomma. È cresciuto bene, diciamo. È cresciuto e vinciamo, ok. Ma anche come società, insomma, in generale, comunque è una società che si difende bene a livello nazionale, un po' su tutti i campi gara. E questa era la prima domanda. Questa è la prima. Cioè, perché tu mi hai fatto una domanda che ne conteneva due. Quindi la seconda parte invece... se tu sei allenatore di te stesso. Sì, sono allenatore di me stesso. E devo dirti che non è una cosa proprio semplicissima. Penso sia molto difficile. No, devi essere molto ligio, sostanzialmente. Devi essere anche un po' severo con te stesso, nel senso che io quando sostanzialmente preparo, no, o realizzo i programmi di allenamento per gli atleti che ho, diciamo che io ragiono pensando che il primo atleta che ho sono io, per cui mi penso il programma non pensando a quello che è la disponibilità, che quello che devo fare domani, quello che devo fare domani, ma semplicemente creando la tabella esattamente così come deve essere creata per un atleta, ok? E a prescindere da quelli che poi possono essere gli altri miei impegni settimanali. Dopodiché sono gli altri miei impegni settimanali che si devono adattare, certo, a quello che è ovviamente il programma di allenamento previsto. E sei mai stato un po' poco rigido con te stesso e quindi sei avuto un po' meno a certi obblighi che ti eri autoimposto? Sono sincero, no. Sono sincero, no, bisogna essere, allora chiaramente poi per ottenere, tu ricordati sempre che nello sport così come nella vita, per ottenere 8 devi probabilmente sacrificarti 10, no? E nello sport questa cosa vale più che mai, quindi se tu vuoi ottenere determinati risultati, determinate soddisfazioni, è chiaro che ti devi sacrificare molto e chiaramente quello che poi vai a raccogliere non è mai quanto poi tu effettivamente hai speso o quanto tu effettivamente ti sei sacrificato, e per cui ci vuole tantissima dedizione. Questo è importante. E se no non si diventa così da un giorno all'altro campioni europei. No, grazie, no, figurati. Però questo modo di pensare io cerco di trasmetterlo anche agli atleti che ovviamente io seguo, no? Quindi è chiaro che io la prima cosa che comunque cerco di fargli capire è che se vogliono raggiungere i risultati, dietro ci deve essere comunque alla base un sacrificio, che è comunque un sacrificio importante, deve essere un piacere, questa è una cosa fondamentale, nel senso che chiaro che se uno si allena controvoglia, controproducente, assolutamente controproducente, lo sport è benessere fisico ma soprattutto psicofisico, per cui uno deve, quello che deve fare lo deve fare col piacere, quindi se uno lo fa con piacere chiaramente tutto diventa più semplice e tutto ovviamente rende meglio.
Guarda, io prima di lasciarti nelle mani di Christian, ti volevo fare una domanda a perché proposito... c'è anche Christian? Sì, guarda, infatti ho... okay. Stai credo tutto per... no. Ciao Christian. Ciao Cri... una domanda su a proposito di Parigi 2024. Sì. Perché so che tu andrai a Parigi 2024. Oddio. Ancora non ho acquistato il biglietto dell'aereo, scaramanticamente, no. Io nel frattempo... diciamo che sto in una fase dove la mia carriera dal punto di vista di atleta sta in una fase ovviamente giustamente diciamo conclusiva, diciamo chiamiamola calante, e ho avuto un incarico importante a livello federale come tecnico appunto dell'area tecnica nazionale, per cui stiamo preparando questo progetto che è un progetto comunque a medio e lungo termine, quello di portare nuovi atleti, anzi nello specifico, nel mio caso specifico, nuovi paratriatleti a Parigi 2024. Quindi adesso ti volevo chiedere, ovviamente tu hai partecipato a molte gare, immagino anche importanti come abbiamo detto, la volta in cui partecipando ad una gara avevi un sacco di paura, ma non di non riuscire a partecipare, ma proprio che sapevi che c'era un avversario temibile. La paura c'è sempre, anche dopo mille gare che tu fai. Mm-hmm. La paura c'è sempre, ma una paura chiaramente sono delle emozioni molto forti, quindi c'è sempre la tensione pre-gara, poi ovviamente maggiore è l'importanza della gara e maggiore è anche la tensione stessa della gara. Però uno deve riuscire, e un po' in questo gioca sia l'aspetto caratteriale ma anche poi e soprattutto l'esperienza, deve riuscire a trasformare quella paura in energia positiva, e questo un po' in qualche modo il segreto, e questo se vogliamo in qualche modo potrebbe essere anche quello che fa la differenza magari da un atleta vincente a un buon atleta. Io non dico di essere un atleta vincente, però sicuramente riesco anche in virtù dell'esperienza che poi ho maturato in alcune circostanze molto spesso a trasformare questa tensione, questa paura, chiamiamola, in energia positiva. E è chiaro che diciamo l'aspetto psicologico più difficile è quando sai che sei tu l'atleta da battere. L'abbiamo detto prima, no? Il discorso dell'inseguimento, quindi quando tu stai dietro e sostanzialmente sei tu che devi raggiungere un atleta. È un po' questa cosa vale anche diciamo dal punto di vista esterno, quando sei tu il tra virgolette il campione in carica, quindi gli avversari sanno che sei tu il punto di riferimento colui da battere, e quindi tu invece devi far di tutto per confermarti. Questo sicuramente è l'aspetto diciamo più difficile, più difficoltoso. Ma parlando di energia positiva e quindi di trasformare le proprie paure in audacia nell'affrontare le sfide, che un consiglio che daresti a tutti gli atleti giovani che vogliono magari intraprendere lo stesso percorso che hai avuto te, o qualsiasi sport in generale, che consiglio gli daresti? Ma io ti direi che in prima battuta, secondo me, uno deve cercare di affrontare lo sport per migliorare se stesso. E quindi senza pensare agli altri, quindi uno non è che deve iniziare una gara o comunque un qualsiasi approccio a un'avventura sportiva pensando a quello che uno deve fare per dimostrare qualcosa agli altri, no, questo secondo me è un approccio negativo. L'approccio sicuramente positivo è quello di dire: voglio fare questa cosa perché mi piace, perché mi diverte, perché mi dà soddisfazione, e voglio cercare di rendere al massimo per farla nel miglior modo possibile. Quindi pensare a se stessi principalmente, a migliorare se stessi. Questo penso sia un po' la chiave di volta. Perfetto, va bene. Prima con Francesco, penso che facciamo l'ultima domanda, poi penso che a tempistiche dobbiamo chiudere. Hai detto prima con Francesco che un po' lo sport è la morale della vita, che riassume un po' tutto. Secondo te un insegnamento importante che tu hai preso dallo sport che fai, cioè un qualcosa che veramente ti ha cambiato, magari un mantra che ti porti dietro e che ti porta a definire la persona che sei? Quindi per esempio io faccio uno sport che mi ha insegnato ad avere pazienza e calma nelle cose che faccio. Ecco, il triathlon sotto questo punto di vista, cosa ti ha insegnato e come ti ha formato dal punto di vista umano?
Allora, sicuramente il triathlon è uno sport, come dicevamo all'inizio, uno sport che ti impegna molto dal punto di vista fisico, quindi c'è comunque tantissimo sacrificio, c'è tantissima fatica. E tantissima fatica e poi fatica che comunque dura nel tempo, perché una gara di triathlon, le gare che faccio normalmente io sono gare che normalmente durano un'ora, ma ci sono anche gare che, come ti ho detto prima, come nel caso dell'Europeo dei triathlon medio, sono gare che durano 5 ore e addirittura gli Ironman sono gare che durano in linea di massima 10 ore, per cui dietro c'è tantissima resistenza alla fatica sostanzialmente. Quindi è questo, insomma, no? Questo sicuramente è una cosa che rende questo sport particolare, e in qualche modo ti trasmette questa capacità di resistenza, questa capacità di soffrire anche per più tempo. Questo che ti lascia. Perfetto. Vabbè, Francesco, tu avevi qualche altra domanda? Oppure... Qualche altra domanda? Sì, sì. Ma allora, qualche altra domanda? Sinceramente una domanda precisa non ce l'ho, però adesso parlando mi è un po' venuto in mente questo. Quindi mi preoccupo. Quindi forse ti devi preoccupare. Quindi, questa è una domanda fuori scaletta, quindi sì, fuori scaletta. Okay. Ecco, sì, a proposito di preoccupazione proprio, una crisi che hai avuto, non prima di una gara per forza, ma proprio una crisi anche dopo una gara? No, vabbè, ma se sì, capita, perché può capitare che uno ha delle crisi dal punto di vista proprio fisico, no? Quindi magari per qualche motivo hai sbagliato l'alimentazione, comunque hai dormito male, o magari ti sei fatto male durante la gara. Mi è capitato più di qualche volta soffrire di stomaco durante la gara, insomma, ma non per quella l'ansia, ma no, non per tensioni particolari, perché magari gareggi dai il massimo, stai a un'intensità comunque elevata e non c'hai più energie dentro di te, sì. Hai esaurito, cioè lo stomaco vuoto, quindi io poi ci soffro, insomma, per questa cosa. E invece a livello emotivo, delle volte ti è capitato che ti sei fermato dicendoti no, quel ragazzo là è troppo più forte, no, non riesco mai, nel senso che comunque io quando gareggio, per me l'obiettivo è portare a termine la gara, e poi se uno riesce a portare a termine la gara significa comunque aver vinto nei confronti di se stesso, e quella è già una grossissima soddisfazione. Se poi uno strada facendo, cioè nell'esecuzione della superi gara, anche gli altri, riesce a superare anche gli altri, a trovarti in testa, ben venga, però l'obiettivo deve essere quello, l'obiettivo deve essere portare a termine la gara. Il discorso, mi riallaccio alla domanda che mi ha fatto Cristian, il discorso perché lo sport è la metafora della vita, questo è sicuramente un messaggio importante. È un messaggio importantissimo, quindi provare a far di tutto per portare a termine quelli che sono i propri obiettivi. Vale nello sport, ma ovviamente giustamente vale più che mai nella vita di tutti i giorni. Va bene, grazie Gianluca. Se Cristian, tu vuoi fare la tua solita domanda che fai, che poi a ogni nostro ospite, oppure questa volta... Un'altra domanda fuori menù. Fuori bene. Menù questa? Una domanda fuori menù. Va bene. Allora... È arrivato il momento della tua domanda scomoda. Ah, civicchia, dai. Allora, come sanno i nostri spettatori, la domanda scomoda è una domanda che ti viene fatta da Wikipedia. Ok. Su un argomento casuale. Perfetto. E molte delle volte sono cose estere che nessuno conosce, però stranamente ci azzeccano tutti. Ok. Potrei essere il primo ospite a non azzeccarci, quindi potrebbe, sì, sì. Quindi la responsabilità è grande questa, più di un titolo europeo. Ah, parlando di sport, ecco qua. Allora, c'è un videogioco, proprio parlando di sport, molto molto vecchio, che si chiama Serve. Ok, quindi già mi stai un po' aiutando, perché sei vecchio, quindi può darsi che lo conosco. E che si chiama Serve and Volley, quindi si basa sul tennis. Ok. Quando è uscito? Adesso ti do quattro opzioni e tu devi indovinare. Allora, Serve and Volley, quindi servizio e volley sostanzialmente. Sì, esatto. Okay. Quindi battuta e volley, detta così alla buona, esatto. Sui nostri campi. Allora, le date possibili sono 2000, 2015, 1960 o 1988? Allora,
diciamo che per quanto riguarda le due date del 2000 ti dico, ti escludo sicuramente no. Perfetto. Quindi andiamo il 1960, che è l'anno delle Olimpiadi a Roma, oppure l'altro, hai detto l'anno? 1988. 1988 mi sembra anche in questo caso abbastanza recente, quindi secondo me, per quella che è la mia, diciamo, conoscenza del tennis, non ferratissimo ovviamente perché non è proprio il mio sport, però intuizione mi viene da dire 1960. Ah, ho sbagliato. Quasi. 1988. Ai 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 ai. Quindi vabbè, il primo ospite che ha sbagliato la domanda scomoda sono stato io, quindi mi porto dietro questa brutta responsabilità. No, ma è un onore avere il primo ospite esterno alla scuola e anche il primo che finalmente sbaglia le domande scomode. Benissimo. Incredibile. Perfetto, noi abbiamo finito tutto, ti ringraziamo davvero tanto per essere venuto qua, per averci insomma dato qualcosa in più anche rispetto ai normali canoni che noi portiamo qua nel nostro podcast. Ringraziamo anche i nostri tecnici come sempre, ringraziamo voi spettatori da casa. Sì, se posso aggiungere, colgo anche l'occasione per ringraziare Carlotta Mercolini, che è colei che ha realizzato il sound musicale della nostra sigla. E lo dovevo dire questo parecchie puntate fa, però mi ricordo solamente adesso, quindi ancora grazie Carlotta. Christian, ti ripasso il testimone. Sì, sì, quindi ragazzi, per noi qua è tutto per questa puntata. Ci vediamo prossima settimana e si spera con una nuova puntata. Da noi è tutto, passate una buona giornata. Ciao a tutti ragazzi, ciao.